Un confronto pubblico sul futuro della sanità a Teramana è stato organizzato per l'11 novembre a partire dalle 9.30 nella Sala consigliare della Provincia di Teramo, dalla CISL e dalla CGL. Inizialmente avevate stabilito un'altra data, poi l'avete rinviato. Sì, l'abbiamo rinviato perché sono sopravvenute diciamo, una serie di problematiche e quindi l'abbiamo rinviata. L'abbiamo rinviata all'11, ma resta comunque sia l'attualità di questa iniziativa, l'assoluta attualità di questa iniziativa in un territorio che da troppo tempo. Per troppo tempo discute della sanità e la discussione è stata solo attorno all'ospedale, dove lo faccio, come lo faccio, se è qui e di là. Eh, riteniamo che invece la, la sanità debba essere un, un altro tipo di discussione. Avete invitato i vertici eh, della sanità abruzzese, i politici, i parlamentari, gli amministratori, insomma avete invitato proprio tutti per confrontarvi su questo tema così importante, dove si inserisce anche il dibattito sulla realizzazione del nuovo ospedale. Sì, c'è anche il dibattito su questo, però appunto stavo provando a dire che noi riteniamo che la sanità debba essere discussa complessivamente, analizzando quelli che sono i bisogni complessivi della, uh, della popolazione, la, gli andamenti demografici, quelli che sono anche i bisogni nei diversi territori. La, una difficoltà sempre maggiore, che in pratica di, di, diciamo, di un avanzamento della media dell'età e che quindi comportano patologie diverse rispetto in qualche modo ad altri, ad altri tempi. Questo che significa? Significa che noi abbiamo già alcune cose sulle quali poter analizzare e provare a intervenire. Liste d'attesa, mobilità passiva, sono due cose che non si tengono insieme e rispondono un pochettino a due fragilità di questa provincia. Partiamo da questo, partiamo in qualche modo da vedere qual è la medicina sul territorio che può essere utile a questo tipo di popolazione che noi abbiamo. Ecco, partendo da questo però per, per dire, da troppo tempo insomma, la discussione avveniva solo uh, sull'ospedale, proviamo a, a invitare tutti quanti a fare una discussione aperta nella quale ci si impegna a capire e anche magari a elaborare progetti che possono essere utili alla popolazione teramana nella prospettiva di, in qualche modo, nella prospettiva dove l'ospedale discende da questa analisi, discende da questa programmazione, non è il fulcro di questa programmazione.